Proprio qua a Siena, durante la campagna elettorale nel 2015, avevamo lanciato l'idea di fare la commissione d'inchiesta. È sempre bene ricordare che abbiamo mantenuto la promessa. Grazie a noi è partita questa indagine conoscitiva con questa commissione che non ha gli strumenti di una commissione d'inchiesta parlamentare, ahimè, è molto più depotenziata. Però stiamo facendo un utile lavoro, spero un utile lavoro che condividerò in parte con voi per quanto ad oggi siamo riusciti a fare. Intanto in questa drammatica vicenda sono mancati proprio tre elementi. È mancato l'elemento dell'onestà, della trasparenza, ma anche quello della competenza. E sono tre elementi centrali del controllo democratico che è venuto a mancare nella storia della banca. È stata la banca più antica d'Italia, forse la più antica del mondo, anzi direi, per non sollevare antipatie proprio a Siena, la banca più antica del mondo, una banca che nasce nel 1472, ha resistito, questa è una frase che girate in rete ma dà l'idea del quadro della situazione, a peste, a carestie, a due guerre mondiali, ma non alla fame di un partito, in particolare di un partito, il Partito Democratico, ma anche di altri partiti che sono entrati da protagonisti in questa vicenda. La banca fila liscio fino al 1995, quando viene creata questa fondazione, che ha inizialmente il 100% delle azioni di questa banca. Ad oggi, dal 1995 ad oggi, la fondazione Monte dei Paschi di Siena ha si sono mangiati l'85% del patrimonio della fondazione. Questo è un dato che dovrebbe fare riflettere. Inizialmente questo controllo democratico era esercitato dai soggetti della Prima Repubblica, in particolare il Partito Socialista, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Sappiamo che quando viene introdotta la fondazione, questo soggetto ha un ruolo di indirizzo strategico e di controllo della banca, e all'interno della fondazione i soggetti vengono nominati dai partiti e anche dalla curia, ed è per questo, ma anche per tantissimi altri motivi, che diciamo che è stata una banca spolpata dal sistema partitocratico, da un sistema che privilegiava interessi di parte e non interessi collettivi, così come era nata all'inizio la banca, che era in primo luogo una banca della città, una banca dei cittadini. Allora, perché tra l'altro diciamo che è il più grosso scandalo bancario del mondo, forse il secondo dopo lo scandalo Lehman Brothers? Perché diciamo questo? Perché ad oggi più o meno sono spariti circa 100 miliardi di euro. Nel 1997 la banca, dall'ultimo sindaco che poi entrò nei vertici della banca, Mazzoni della Stella, ebbe un attivo di 20 miliardi di euro, 1997. Ad oggi sono stati sprecati 100 miliardi di euro, i 20 di partenza dell'anno 0, 1997, 50 miliardi di euro per crediti deteriorati, 10 miliardi di euro per aumento di capitali e 20 miliardi per l'annosa questione dell'acquisizione della banca Anton Veneta, che in qualche modo diede il colpo di grazia alla banca. Cercherò di essere breve perché gli interventi sono molti e interessanti. Quello che ho detto all'inizio, la banca ha resistito a tutto, ma non alla fame dei partiti, non alla peste, non ha resistito al PD, non è altro che un virgolettato di Davide Serra, presidente di Agebis, noto esponente del mondo bancario e della finanza, che noi abbiamo chiesto che venisse in audizione a spiegare il perché di queste dichiarazioni, perché eravamo veramente curiosi. Lui, finanziatore della Fondazione Open, fondazione di Renzi, lui vicino a Renzi, dichiara per i banchieri di Renzi molti istituti hanno servito i propri interessi di Siena, di tutta Toscana, ma soprattutto della dirigenza D'Alema Bersani, e la BCE li ha fermati. Ora, non vorremmo mai che anche questo soggetto si inserisse in una guerra, l'ennesima storica guerra tra fazioni di partito, bersaniani, rossiani contro renziani. Questa gestione appunto di parte di un bene collettivo. Ovviamente ha risposto che non sarebbe venuto in audizione, ma che sarebbe disposto e che è disposto a rispondere in forma scritta alle domande che la Commissione vorrà presentargli, e lo faremo sicuramente. Infatti oggi, tra l'altro, questa è una strategia utilizzata e che qualche contributo lo sta dando. Vi annuncio, poche ore fa ho scoperto che la Banca d'Italia, attraverso Visco, il governatore Visco,
ha risposto alle domande in forma scritta che la Commissione ha posto a Visco e alla Banca d'Italia. E per la prima volta, grazie anche all'azione di un portavoce, di un cittadino del Movimento 5 Stelle, un perfetto sconosciuto soprattutto alle procure, ma anche al mondo della politica, perché ovviamente nessuno di noi ha fatto più di una legislatura, è stata la mia prima candidatura, grazie alla rete dei collaboratori e dei cittadini attivi, siamo riusciti a portare queste domande alla Banca d'Italia attraverso la Commissione d'inchiesta e paradossalmente ci ha risposto. E queste domande e risposte sono nel sito della Banca d'Italia, quindi un piccolo segnale di trasparenza. Non vi illudete, perché questo potrebbe farvi credere che le cose stiano cambiando. Invece, ahimè, una triste notizia che vi darò, poi passerò subito parola, è che nonostante tutto, nonostante l'esperienza negativa del passato, ad oggi si stanno replicando i soliti errori che hanno contribuito a creare il più grande disastro finanziario d'Europa. Purtroppo tutt'oggi sono forti le pressioni della massoneria, sono forti le pressioni dei partiti, della curia e di altri cosiddetti bankster, questi banchieri gangster internazionali che giocano in uno scacchiere con noi come pedine nelle migliori delle ipotesi. Vi chiudo con una sintesi, è già la quarta volta che dico vi chiudo, poi vi rubo sempre qualche minuto, ma lo posso fare. In sintesi, ad oggi dove abbiamo svolto prevalentemente un'azione di inchiesta, indagine conoscitiva sullo scandalo Monte dei Paschi, ma al più presto analizzeremo anche il sistema delle partecipate, perché stranamente la Regione Toscana spesso sceglie come partner proprio una società privata e proprio la Banca Monte dei Paschi. La sceglie per fare Fidi Toscana, per gestire i fondi europei, la sceglie per fare almeno altre 7-8 partecipate che quasi tutte sono in rosso. E questa parte ce la siamo lasciati nella parte conclusiva dell'indagine conoscitiva, che metteremo insieme in questa relazione conclusiva, che ha anche l'ambizione di mettere insieme quegli ingredienti per almeno evitare che in futuro si ripetano gli errori del passato. Ad oggi non è così, i rubinetti del finanziamento alle piccole e medie imprese sono sempre chiusi, ma sono aperti i rubinetti per le speculazioni dell'alta finanza. La BCE dà soldi gratis, quasi almeno 0 e qualcosa per cento alle banche, ma questi soldi non arrivano nell'economia reale, nella finanza delle piccole e medie imprese, e quindi nessuno ha benefici per la politica attuale monetaria che sta scegliendo e attuando la BCE. Tre punti della storia del passato che purtroppo non sono risolti, ma che stanno continuando a perseverare, noi vorremmo mettere per iscritto perché si evitasse in futuro di ripetere queste tre strade scandalose. Il groviglio armonioso, e cito un noto massone della zona, il gran maestro Bisi, poi ora sembra che ci sia una guerra interna, una massoneria democratica, non democratica, non ci interessa, però insomma è curioso capire come si fanno a coltelli o a compasso, non so che strumento usano. Il primo è il groviglio armonioso, questo groviglio di poteri forti che hanno fatto il loro interesse e hanno contribuito a creare i crediti deteriorati. Questi 50 miliardi di euro, coperti solo per la metà dalle riserve della banca, sono creati in buona parte a un'elargizione di finanziamenti fatti in modo facile, diciamo davano priorità agli affiliati. E questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma lo dice anche la BCE, e viene fuori anche da un'analisi dell'organismo di controllo inglese, perché a un certo punto sia la BCE che l'organismo di controllo FSE, corrispondente della Banca d'Italia Consob inglese, dicono una serie di cose. Qua avete dato crediti, finanziamenti a persone che non avevano merito creditizio, avete privilegiato chi era vicino per fini elettivi, addirittura dice. Questa è di una gravità assoluta, quando le banche dovrebbero dare soldi, fare le banche a chi o ha evidentemente dei beni da mettere a garanzia o a chi ha una buona idea, perché noi abbiamo un estremo bisogno in questo paese che venga premiata la meritocrazia, le buone idee, le persone libere, oneste, trasparenti e competenti. Ahimè, oggi non è così. Provate ad andare a chiedere un prestito, anche con microcredito è attivato con non pochi problemi in Toscana. Finalmente abbiamo attivato il microcredito, ma con tantissime resistenze del mondo bancario, perché sembrerebbe non guadagnarci abbastanza. E l'ultimo elemento, e giuro vi saluto, è questa finanza creativa, questi strumenti finanziari, questi derivati, lo flash, lo swap, sono tutti, più il termine è difficile da capire, più c'è il rischio fregatura. E questo emerge evidentemente, perché quando la banca ebbe bisogno di acquistare questa ciofeca di banca, queste sono le parole che sembrerebbe che il Battin
il presidente Botin, chiedo scusa, disse in una lettera riservata, abbiamo chiesto accesso agli atti, perché in audizione una persona, un soggetto audito, non faccio nomi, tanto è tutto agli atti, ci disse: guardate che c'è questa lettera di Botin, di ABN Ambro, del Banco Santander, che fa una comunicazione interna dove dice: oh, abbiamo dato questa sola a quelli della Monte dei Paschi, una banca che nella migliore delle ipotesi valeva 7, 8, 9 miliardi, ma è stata pagata 7 miliardi, era, come dopo chiariremo i parametri, entriamo nel merito dei numeri, ma sicuramente è stata pagata almeno il doppio di quanto valeva, è stata pagata circa 17-18 miliardi se andiamo a conteggiare anche i debiti che la banca ABN Ambro aveva. E quindi questo è un elemento che purtroppo tutt'oggi emerge, il contrasto netto tra una finanza che specula, che fattura più di 3 volte il fatturato complessivo dell'economia reale, e le piccole e medie imprese che soffocano e chiudono perché hanno anche difficoltà di accesso al credito. Io vi saluto con un auspicio che nella peggiore delle ipotesi comunque si torni a parlare della vicenda Monte dei Paschi, perché è una vicenda tristemente attuale quello che è successo con la truffa dei piccoli risparmiatori di Banca Etruria, è successo anche con la Banca Monte dei Paschi, una banca che aveva 5.000 dipendenti, oggi siamo a 30.000 dipendenti, 5.000 erano solo nel territorio toscano, mi sembra, correggetemi. Ora c'è questa deformazione che io devo parlare solo della Toscana perché per rispetto degli altri ruoli istituzionali. E quindi sicuramente nella peggiore delle ipotesi torneremo a parlare di questa vicenda, e questo comunque a qualcuno dà fastidio, vedere una sala così piena stasera in una giornata infrasettimanale dà fastidio, quando le persone sanno, sono consapevoli e anche responsabili, quindi agiscono di conseguenza in base a quello che hanno imparato, è la cosa che gli dà più noia. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.